Buonasera cari telespettatori, entriamo in studio dopo il telegiornale per un consueto approfondimento che teniamo ormai da qualche tempo in questo spazio e questa sera parliamo di argomenti che trattiamo, possiamo dire, quasi quotidianamente. La spesa la andiamo a fare tutti quanti più o meno tutti i giorni abbiamo a che fare con la nostra alimentazione, con i prodotti, con quello che acquistiamo per poi trasformarlo in piatti oppure fare naturalmente dispensa. E ci sono negozi particolarmente attenti, supermercati e catene particolarmente attenti all'alimentazione e al territorio. Uno di questi è il Conad, ho insieme a me un titolare di Conad Primavera, Arido Severi, ormai Buonasera a tutti. quasi molto noto per diversi motivi, spesso alle volte anche noi lo intervistiamo per ragioni di telegiornale. Il Conad lo conoscete tutti, è una delle catene più radicate sul territorio che c'è a livello nazionale ma anche e soprattutto localmente, impegnata spesso e volentieri anche nel sociale con azioni di sostegno alla beneficenza o a tutti gli eventi in questo senso indirizzati nel territorio. Ma per parlare anche di quella che è la mission del supermercato, della catena, naturalmente c'è bisogno di veicolare dei messaggi. Per veicolare dei messaggi si creano degli eventi e il Conad è appunto qui per voce di Arido per presentare un evento che coinvolgerà il nostro territorio che si chiama il Grande Viaggio Insieme, che è Ah, una bella una cosa. bella cosa. Il Grande Viaggio già uno ti dà l'idea di una Di cosa cosa, insomma, corposa. è corposo, poi insieme è ancora meglio. Allora, Certo. Arido, innanzitutto, perché Conad ha voluto intraprendere questa iniziativa? Perché farlo, insomma? Ah, perché farlo? Farlo perché si parte dalla cultura del Conad, che Conad diciamo, ha dei soci imprenditori sul territorio. Naturalmente tutto il gruppo Conad ha delle organizzazioni tali che diciamo, devono essere collegate o comunque coordinate. Questo grande viaggio, che quest'anno è alla quarta edizione, vuole portare diciamo, nei territori dove sono particolarmente presenti sia soci imprenditori sia il marchio Conad, la conoscenza diciamo, mista un pochino anche a un po' di spettacolo, un po' diciamo, di cultura, tutto quanto, per marcare e sostenere diciamo, e coinvolgere sia Conad, sia i soci imprenditori che ci sono sul territorio, sia le comunità, no? Che abbiamo noi il collegamento con la comunità locale. E comunque è tutta una situazione di sensibilità verso il sociale, verso tutto quello che è il collegamento, tenendo d'occhio anche e soprattutto quello che è il nostro, diciamo, la nostra missione, insomma, siamo degli imprenditori, facciamo vendita di prodotti, ma con questo grande viaggio si va anche ad assaporare o a toccare quelli che sono i prodotti locali, cercare di coinvolgere i prodotti, le produzioni locali in modo da far assaporare, con alcuni eventi quelli che sono i prodotti, diciamo, che oltre a vendere, sono del territorio di appartenenza di ognuno, che da noi è una cosa, magari in un'altra provincia è un'altra cosa, però ecco, proprio questo piccolo collegamento passa avanti verso, una sinergia, diciamo, di sistema. Ecco, perché voi chiaramente siete imprenditori di voi stessi, vi curate Esatto. anche i rapporti con i fornitori, i produttori locali, perché volete avere questa radicalizzazione del vostro prodotto nel territorio. Quindi vi rivolgete anche a produttori locali con le loro produzioni. Cominciamo adesso, è stata un pochino, diciamo, negli anni passati un pochino debole questa cosa, però il futuro, immediato e futuro, è proprio quello di avvicinarci a certe tipologie di prodotti, del locale. È chiaro che si fa fatica a entrare nel sistema, diciamo, organizzato con tutto il locale, però ci sono dei passi avanti e dei piccoli segnali che ci portano verso questa direzione. E questo evento e l'assaggiare anche i cibi diciamo, preparati al momento con quello che faremo è un piccolo passo perché grandi passi sono sempre difficili fare in un sistema Certo. organizzato che si chiami Conad o altro, insomma. Però ecco, il segnale è molto buono e il percorso è in quella direzione lì, sì. E i clienti poi apprezzano molto, immagino, come posso immaginare, appunto, anche il saper di trovare nel supermercato qualcosa che magari è stato prodotto qui, oppure è una forma un po' rassicurante, perché spesso
In molti esercizi commerciali, quando acquistano qualcosa, da dove verrà, chi l'ha fatto, perché, come l'ha trattato, insomma. Quindi avere un riferimento locale per i clienti è molto rassicurante. State lavorando molto in questo senso. Sì, addirittura adesso, ripeto, è abbastanza giovane la cosa, però sono un paio d'anni che ci si sta dietro e si amplia sempre di più una gamma, che è quella che Conad promuove come sapori e dintorni, sono delle tipicità regionali di tutta l'Italia e vengono proposte, diciamo, su selezione, quindi racchiudono proprio la provincia, il territorio e questo in ogni supermercato li puoi trovare. Oltre a quello ci sono delle tipicità, siamo noi, siamo Marche, eccetera, in questo caso noi siamo Marche, se vai in Umbria saremo Umbria, Esatto. dove addirittura o comunque per nostra fortuna il produttore ci mette la faggia, se te vieni da me troverai il cavolfiore o il melone in mano alla persona che lo produce. È chiaro che l'anno scorso, che è stata la prima vera, non esperienza, ma diciamo, abbiamo lavorato molto su questa cosa, abbiamo raccolto dei successi incredibili perché la stagione del melone, questa è la stagionalità, cioè Certo. si esce un pochino dalla produzione normale e si va sulla stagionalità, perché il prodotto locale, come tutti i prodotti, va Certo. quando c'è, insomma, la stagione del melone, dell'anguria, no, del Quando cucumero, c'è, c'è quando certo. c'è, perché quando c'era. E qui il prodotto locale, io adesso l'ho detto due, ma insomma quelli che Sì. saranno, diciamo, in tutte le tipologie, sia sulla carne, sia sul pesce che saranno, stanno raccogliendo, come dicevi te, dei buoni risultati perché comunque chi compra, no? Se pensa di comprarlo perché magari lo troviamo anche 5 km da qui, sai dov'è la zona, sai dove. Insomma, dai, È un è po', un po', è la sì, spinta in è più. una spinta in più, È la sì. spinta in più. E questo Conad lo sa e quindi sta lavorando in questo senso. E per fare questo e presentare un po' tutte le sue peculiarità, ha intrapreso questo grande viaggio insieme. Grande viaggio insieme che si estrinseca in 4 giornate, giovedì, Esatto. venerdì, sabato, giovedì, venerdì e Sabato, sabato, sì, e ecco. sabato, e sabato. E tra l'altro giovedì e venerdì nei supermercati Conad c'è una cosa che ultimamente sta prendendo grande piede, le televisioni nazionali, i network ne sono pieni, anche le fiere, le mostre spesso li promuovono e stiamo parlando dei tanto amati cooking show, ovvero sia dove i cuochi preparano en plein air, cioè seduta stante, quello Il che è il piatto. piatto con una ricetta, con ingredienti presi appunto dal territorio. Questa è una cosa che avverrà anche giovedì e venerdì, giusto? Sì, esatto. Sono quattro piccoli eventi, se vogliamo chiamarli così, diciamo quattro momenti, giovedì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina e venerdì pomeriggio, dove i cuochi, naturalmente questi sono cuochi che lavorano tra virgolette per il sistema Conad, quindi hanno abbastanza alla mano quello che può essere, diciamo, la praticità nell'usare questi ingredienti. È chiaro che non ci possiamo aspettare di usare il prodotto fanese, diciamo, qui parliamo di Marche, Esatto. perché ogni territorio che si va un pochino a evidenziare o ad assaporare quelle che sono le tipicità delle Marche, no? Voglio dire, poi dopo magari alcuni di noi, infatti quanto ho visto, adesso così per dirne una, tratteranno il cece, perché il cece marchigiano è una cosa, no? Chiaro, da fanese magari forse un pochino può darsi anche che potevano usare qualcos'altro, però diciamo dobbiamo considerare il sistema che attraversa le Marche e porterà, esalterà, diciamo, dei sapori o degli ingredienti, diciamo, tipici del nostro territorio, presi dai famosi sapori dintorni, no? Per un Certo, percorso, diciamo, di questo tipo. lavorare sul prodotto, ma anche per così, dare qualche indicazione su come poi adoperarli questi prodotti, perché sono tutti prodotti altamente selezionati, di qualità, di una fascia anche leggermente superiore, Superiore. come avviene per Sì. prodotti selezionati, e quindi insomma, utilizzarli nel modo migliore poi è l'ideale, È perché l'ideale. dopo quando ci ritroviamo nel piatto un prodotto di grande qualità lavorato o preparato nel modo migliore, e allora dopo tutto quadra, come si suol dire. Allora io vi ricordo, visto che Arido lo ha fatto volante così, però visto se vi volete segnare carta, penna e calamaio, come si Sì. diceva una volta, gli appuntamenti, allora i supermercati Conad
che avranno questi cooking show venerdì 20 aprile e giovedì 19 sono in via San Lazzaro, in via Togliatti e in via Sant'Eusebio, giusto? Esatto, sì. La mattina i cooking show si terranno alle 11.30 e alle 12.30 e il pomeriggio 17.30, 18.30. Quindi in questi orari, in questi luoghi che vi ho detto, ci sarà una scuola di cucina, sono degli chef, quindi degli insomma, chef, sì, degli sì. chef che utilizzeranno i prodotti, i sapori e dintorni. Insomma, tutti quanti stiamo aspetteranno quindi vedere come li adopereranno. Tu già spadelleranno un pochino di cose. Cioè. Tu già li conosci perché comunque li hai già visti all'opera. Sì, sì, no, li conosco perché negli eventi che anche, diciamo, non di questo grande viaggio, ma anche gli eventi ufficiali di Conad, come può essere una presentazione particolare o ai bilanci ufficiali, diciamo, di generazione, qui parliamo di Conad nazionale, diciamo, certo. Ci sono delle persone che sono questi chef che escono veramente da veri professionisti e esaltano quello che sono. Dopo, chiaramente, come tu dicevi prima, siamo abituati a vederli come lavorano, no? Non è che ci potremmo aspettare il famoso piattone di tagliatella. Cioè, esatto. Cioè, sicuramente viene esaltata una cucina che comunque... è interessante, adoperando gli ingredienti magari in una maniera leggermente diversa da quello che può essere la tradizionalità, ma non certo. del prodotto del, no, esatto, del piatto, insomma. Del piatto. Però insomma, io ho visto, è piacevole. È piacevole. Sì, sì, sì. Immagino che siano anche coinvolgenti, poi che interagiscono col pubblico. Sì, li abbiamo messi al centro del nostro negozio, dove per chi non ha possibilità dentro abbiamo fatto un gazebo, qualcosa fuori, dove comunque ci si può fermare senza dover un attimino essere affannato, diciamo, dalle solite tran-tran. Puoi stare tranquillo, insomma, a osservare quelle che Osservare quello che è. Sì. Comunque sì, sarà un bel momento, insomma, è una festa. È una festa attorno ai prodotti, attorno al cibo, attorno alle specialità che il Conad ha negli scaffali e nei suoi banchi. Grande attenzione poi per le carni, per l'aspetto ittico, anche per il certo. pesce. State sviluppando molto questi due settori che vi stanno dando anche nei tuoi punti vendita grande soddisfazione. La gente apprezza molto anche la qualità del prodotto. Sì, sicuramente come per tutti gli altri articoli, il fresco poi particolarmente è più attento, diciamo esponenzialmente più attenta, la cosa è delicata. Noi stiamo raccogliendo dei buoni risultati, per essere obiettivi al 100, insomma, sulla carne, soprattutto con l'inserimento certo. della carne marchigiana, le 5R, che comunque diciamo, ha una buona presa sulla clientela, visto che il passaggio che abbiamo avuto anche no, nel breve passato certo. Di problematiche, sicuramente si avvicina molto meglio il cliente se pensa diciamo, di avere un qualcosa, come parlavamo prima, di contatto abbastanza ravvicinato diciamo, di prodotto locale, così anche sul discorso del pesce. Del pesce. No, noi siamo molto soddisfatti di riuscire a fare, di essere molto propositivi sia in qualità sia in referenze su questi due settori. Oh, una cosa che mi piace da loro è che c'è il libro delle ricette, che se uno non ha un'idea, dici vai gamberetti, boh, forse, oppure la lonza, il filetto di maiale, come lo faccio? Uno magari non è che ha tutto sto tempo di pensare, magari gli piace il prodotto, certo. lo acquista, dici come lo faccio? Domanda da $1000. E invece loro hanno un catalogo con delle ricette specifiche, questa è una cosa bellissima, un servizio aggiuntivo che fate alla vostra clientela. Certo, qualcuno addirittura, cioè, come dovrebbe essere, diciamo, se ci chiede la fotocopia, perché praticamente anche questo parte dal Mamma Nazionale, per esatto. intenderci, che c'è un giornalino che trovano tutti i negozi, diciamo, con il marchio Conad, che si chiama Bene Insieme, che tratta quello che più o meno stiamo parlando del grande viaggio, dalle tematiche, diciamo, di relazioni, dal sociale, dalle ricette, da quel che parte da lì, che chiaramente coinvolge tutto il territorio italiano. E poi dopo invece nel singolo settore trovi quello che dicevi tu prima, il discorso della ricetta su quello che c'è il prodotto. Oggi c'ho il branzino e trovo la ricetta come fare il branzino. Un po' di consigli, un po' di libro, un po' di ricetta, e insomma quindi, si arriva a cucinare. Servizio alla clientela, sì. Servizio alla clientela sempre mirato.
E quindi insomma, venerdì però ci sarà un doppio appuntamento perché no, oltre ai cooking show nei punti e negli orari che vi ho indicato prima, ci saranno due appuntamenti insomma, nella culla della cultura e dell'artistica di Fano, che è il Teatro della Fortuna. Al Teatro della Fortuna ci sarà poi, tra l'altro, un personaggio amatissimo dal pubblico, un direttore d'orchestra conosciutissimo. Tale Beppe Vessicchio, osannato Osannato. dalla televisione in tutti i suoi programmi, personaggio anche molto simpatico, molto comunicativo. E quindi ci saranno due momenti al Teatro della Fortuna, uno alle 17, alle 5, quindi con persone, comunità e valori. Quindi a questo punto, in questo orario, si presenterà un po' la Conad Esatto, nel quello che suo. stiamo facendo noi adesso come diciamo promozione o vicenda presentazione verrà riseguita lì. Adesso non conosco tutti gli ospiti che ci Ma sono, ma c'è c'è comunque. Aldo Bonomi e Esatto. poi c'è Francesco Pugliese, Che è che è il direttore l'amministratore generale, il nostro delegato, grande il capo di tutti i il capi, capo di tutti i capi, il il vostro capo. supremo. Esatto. Poi ci saranno anche personalità politiche, esponenti Esatto. locali. Qui c'è il sindaco, c'è Massimo Seri e poi ci sarà chiaramente una piccola presentazione alla cittadinanza Esatto, sì. di quelli che sono i valori del CON. E poi insomma anche la partecipazione, citiamo i studenti del Polo 3, insomma, Olivetti e quant'altro, insomma, che daranno prova di loro. E poi alle 19 finalmente spazio alla musica. Esatto, sì. Spazio alla musica con Beppe Vessicchio e i solisti del Sesto Armonico. Quindi immagino che sia uno spettacolo Uno musicale, tu. spettacolo musicale dove almeno dove è stato fatto perché non è una cosa new, nel senso che il Grande Viaggio più o meno è iniziato con questo rapporto e si susegue. È stato apprezzato particolarmente, anche perché poi non è musica, ma è anche un personaggio diciamo, che intrattiene bene il pubblico e quindi ha le sue belle esploit diciamo, di simpatia, insomma, Non ci ecco. sarà da annoiarsi, insomma. Speriamo proprio di Tu no, l'hai già perché visto io ho questo? partecipato una volta, ma Una volta. non nel Grande Viaggio, ma diciamo come spettacolo era stato Fatto fatto come sì. cosa. A me è piaciuto, dopo è chiaro, Beh, chiaro. soggettivamente la cosa, insomma. Poi la cornice è una cornice di Beh, sì. grande emozione. Il Teatro della Fortuna regala sempre grandi emozioni ogni volta che ci si entra, questo culla della cultura fanese. E quindi Beppe Fessicchio, un personaggio a livello nazionale. E poi, prima di questo, alle 5 si parlerà di Conad, di prodotti, di quello che è lo scopo anche che si prefigge la Conad con questo grande viaggio, che è comunicare i suoi valori, insomma, Sì, questo esatto. è lo scopo e soprattutto far capire come avviene la ricerca dei prodotti, perché si fanno certe scelte e soprattutto questo rapporto al quale accennavi prima è molto stretto con il territorio. Questa è una cosa che è nella matrice, nel DNA del CONAD. Il territorio è un punto di È un riferimento. punto di riferimento che col tempo l'abbiamo per molto tempo in passato, magari era stato preso, siccome era assodato che esisteva così, ci siamo accorti col tempo che comunque non veniva valorizzato, tra virgolette, il concetto che noi soci imprenditori che siamo sul territorio abbiamo un collegamento. O comunque diciamo sviluppiamo, aiutiamo sul sociale, cerchiamo di avere rapporti un po' con tutti, cerchiamo di essere solidali, adesso non facciamo lunga no, su quelle Sì, cose che no. sono normalmente purtroppo tra virgolette, succedono sul territorio. Questo è un collegamento che comunque analizzato da nostri diciamo chi sopra dal Conad nazionale si è pensato bene di mettere al centro della situazione perché comunque è una cosa molto importante che ci differenzia dal resto, insomma, ognuno fa la sua, Certo. diciamo, battaglia, la sua corsa, noi comunque ci differenzia proprio questo rapporto, diciamo, sul territorio che c'è grazie a noi soci imprenditori. Ecco, non sono solo dei punti vendita, fate quello è il vostro mestiere, però vi piace essere presenti in iniziative che hanno nella solidarietà e nel sociale una matrice, mi vengono
in mente anche delle raccolte fondi, la contribuzione a lotterie di beneficenza. Spesso vi vediamo in manifestazioni locali dove c'è uno scopo anche benefico, la raccolta di fondi per questo o per quell'altra associazione, sempre naturalmente associazioni che hanno una radicalità nel territorio e che lavorano nel sociale. Questo è un po' il vostro fiore all'occhiello, ci tenete in questo ambito a essere presenti. Lo sport lo toccate un po' marginalmente, però con quello che ci può aiutare. Quello che ci può essere. Però il sociale è la vostra. Il sociale sì, anche perché nell'arco del cuore abbiamo visto che noi come persona fisica si riesce pochissimo, no? Tempo, no? Zero, no? Però diciamo, se vogliamo, abbiamo tra virgolette approfittato, se si può usare una parola così, magari qualcuno certo. Però diciamo, ci sono varie associazioni, senza linkare nessuna per non fare certo, che comunque no. Diciamo più o meno ci conosciamo un po' tutti, dove per ognuno per il suo vocazione diciamo naturale ha delle iniziative benefiche, aiuto, sfondo sociale, chi aiuta famiglie, chi aiuta il territorio, chi sviluppa, anche sul discorso dello sport, prettamente sport no? È difficile certo. Entrarci nel merito, però c'è chi fa i centri estivi, c'è chi fa, cioè, e chiaramente noi cerchiamo diciamo, in varie sfaccettature ad aiutare queste associazioni che fanno scopo bene, quindi diciamo noi cerchiamo di aiutare loro che hanno un attimino questa vocazione diciamo per cui sono nate, vanno avanti anche grazie al nostro piccolo contributo certo. Della cosa. Vi sommate a tutta una serie di soggetti che contribuiscono, però voi ci siete, ci volete e ci volete essere, ed è giusto così. Sabato quindi ci sarà la giornata un po' conclusiva sì. Di questo evento che è partito dal giovedì e verrà celebrato questa chiusura in un posto che conosciamo tutti molto bene, Fanesi e non, che è la cooperativa Tre Ponti. Andiamo in casa di Gino Bartolucci, grande padrone di casa, che con le sue sfogline e con le sue donne della cooperativa mette in piano sempre ottime accoglienze, e anche in questa occasione sarà così, quindi dalle 11 musica in città alla cooperativa Tre Ponti di Chiaruccia, e anche la cooperativa Tre Ponti di Chiaruccia sarà Beppe Vessicchio sì. Che quindi farà anche lì una rappresentazione del suo spettacolo, giusto? È così. Spettacolo. Speriamo di fare diciamo, cosa gradita diciamo, e alla città e comunque a questo momento che raccoglie anche qui associazioni del sociale in modo da poterle diciamo, tra virgolette ringraziare, coinvolgere con uno spettacolo che terrà in quel luogo lì che insomma ormai è abbastanza radicato come simbolo insomma. Chi non è passato dalla cooperativa Tre Ponti? Io sì ecco, tu sì, noi pure, quindi sicuramente la conosciamo. Dopodiché poi ci sarà un buffet diciamo, un buffet sì, adesso così. Lo so, anche lì sicuramente interverranno, perché almeno adesso ancora c'è un po' di confusione, però interverranno sempre i cuochi ecco. con le loro cose, quindi diciamo dovrebbe essere orientata più anche lì sulla conoscenza, diciamo, la ripetizione della situazione in modo da far conoscere più gente possibile quello che è la cucina, lo spettacolo cucina. Chi non è venuto, non è potuto essere presente giovedì e venerdì ai cooking show nei vari Conad, ha questa ulteriore occasione di magari di vedere o di toccare. Sabato di vedere gli chef del Conad in azione alla cooperativa Tre Ponti, quindi alle 11 spettacolo musicale, insomma una bella mattinata da passare diversa. In famiglia, con esatto. Gli amici, in un ambiente sicuramente accogliente come quello della cooperativa Tre Ponti. E poi ci si sposta allo Sport Park, giusto, in esatto. Via Dante Alighieri, alle 4, quindi per un pomeriggio naturalmente coinvolgente dal punto di vista dello sport. Con il comitato UISP di Pesaro e Urbino. Okay. Esibizioni, anche qui insomma, un momento. Sì, cerca un attimino di tenere vivo tutto quello che diciamo respira, tra virgolette, intorno alla nostra città, in modo esatto. Diciamo trasversale, per riuscire a toccare più persone possibili con varie tipologie di eventi o di iniziative possibili, insomma, dello sport in certe maniere, dell'associazionismo, cercare ecco, di avere un quadro abbastanza chiaro di quello che è la nostra città, insomma. Sport e sociale. Esatto. Ecco.
Senti, allora, prima di fare un resumé di quello che sono questi 3 giorni, tu l'hai già vissuto in altre situazioni, questa Sì. festa, ti è piaciuta, Sì, è c'è un... coinvolgente, ti piace È questa? coinvolgente molto. Chiaramente, avendo la quarta edizione, diciamo, questa è la quarta, quindi 3 edizioni alle spalle, anche il grande viaggio, diciamo, come sistema, si sta organizzando dietro quelle cose che magari non piaciute, ma che hanno funzionato Quindi, meno. Quindi, diciamo, se io quello che ho vissuto da altre parti, a Pesaro 2 anni fa, a Trieste l'anno scorso, è stato modificato in funzione di tante cose. Lì, diciamo, si prevaleva il discorso della piazza e basta. La piazza coinvolge tantissima gente, ma non arriva a toccare le Tutto, persone. Diciamo, questo si è pensato di arrivare molto più sulle persone, coinvolgendo 3-4 iniziative. Adesso a Fano abbiamo il teatro, mi sembrava, no? Anzi, certo, diciamo, dopo i come non. ringraziamenti andranno, diciamo, a chi intrattiene la giornata Certo. sulla cosa. Volevo solo dire che siamo a teatro alla Sala Verdi, no? Ok. Che cosa. E sono degli spettacoli belli e comunque delle iniziative belle. E sono chiaro che non sarà questo quello che proseguirà nel percorso, sono tutti gli anni percorreranno 7-8 tappe, di volta in volta che troviamo una di queste iniziative che non funziona, anche di questi giorni che non ha funzionato bene, si andrà a modificare in funzione di esperienze di essere più brillanti, Ecco, ecco, qui quella insomma, cosa. Esatto, si modifica quello che strada non. Però facendo in funzione delle problematiche o delle realtà che si trovano. già da quello che posso leggere e vedere, la struttura, l'ossatura È è buona, buona, sì. c'è. Allora, prima di salutare Ario Severi, vi ricordo, così magari se vi è sfuggito in inizio di approfondimento, gli appuntamenti, il calendario, ve lo ricordo, giovedì e venerdì, giovedì 19 e venerdì 20 aprile, quindi insomma fra qualche giorno ci saranno i cooking show nei punti Conad, nei supermercati Conad di via San Lazzaro, via Togliatti e via Sant'Eusebio, giusto? Esatto. In questi Conad, in due appuntamenti suddivisi tra mattina e pomeriggio, mattina 11:30, 12:30, pomeriggio 17:30, 18:30, ci saranno questi chef, questa brigata di chef della Conad che prepareranno, faranno proprio un cooking show come quello che siamo abituati a vedere per televisione ormai quasi quotidianamente, vedere come loro utilizzano i prodotti selezionati di sapori e dintorni, che sono, ripeto, prodotti selezionati a forte marchio locale, prodotti tipici, prodotti che magari hanno bisogno di, per essere esaltati, di preparazioni particolari. Per questo vi divertirete insieme ai cuochi della Conad per vedere come si possono trasformare questi prodotti. Poi venerdì 20 aprile, due appuntamenti importanti, uno al Teatro della Fortuna, Sala Verdi, come giustamente Arido ha ricordato, in piazza, quindi in piazza 20 settembre, a Fano alle 17 ci saranno persone, comunità e valori. Quindi la Conad si mette un po' così, mostra le carte, mostra le proprie intenzioni, la mission, il perché essere sul territorio, che cosa vuol dire, quali sono le iniziative alle quali aderisce, e poi ci sarà un momento musicale con un amatissimo personaggio a livello nazionale, che è il maestro Beppe Vessicchio, alle 19 però. Quindi due appuntamenti venerdì 20, 17 con la presentazione della mission della Conad e alle 19 Beppe Vessicchio con uno spettacolo musicale. Siamo arrivati a sabato, sabato 21, grande Finascio show finale. finale alla cooperativa Tre Ponti, dal buon giro. L'hai già allertato, l'hai già Sì, avvertito. Sì, già sul giusto lui è agitato. giù, sul giusto agitato, come sempre. E quindi sabato 21 aprile, una giornata in famiglia, in amici, in amicizia, per passare qualche momento di spensieratezza. Alle 11 l'appuntamento è sempre con il maestro Beppe Vessicchio e poi con un buffet offerto dalla Conad e dai suoi chef che lavoreranno anche lì seduta sta. Vedremo Vedremo cosa sono cosa gli abbastanza, come i buoni creativi artisti, sono abbastanza si misteriosi. portano via un po' di cose e poi fanno tutto sul momento.
E poi la chiusura di questo grande viaggio insieme avverrà allo Sport Park alle 4, alle 16 del pomeriggio di sabato 21 aprile per un pomeriggio di tutto sport. Insomma, Arido, un programmone possiamo dire. Dai, è bello corposo adesso, ecco, è interessante. Noi dobbiamo comunque ringraziare, diciamo, tra virgolette, Conad, che ha ritenuto che noi sul territorio, perché il senso, diciamo, che abbiamo spiegato certo. fino adesso è che sul territorio ci siamo e comunque in qualche maniera riusciamo a essere radicati, a fare lo scopo mutualistico, chiamalo qualcuno, ecco, no, sì, di questa sì. cosa, perché al di là delle, di quello che è il discorso di commercio e, diciamo, di imprenditoria, no, c'è proprio anche lo spot persone, oltre le cose, certo. Si cerca di andare verso questa cosa. Con questa, diciamo, tappa che fanno a Fano, sicuramente io mi sento orgoglioso, perché comunque si sarà, tra virgolette, ritenuto che noi, diciamo, sul territorio fanese, e quando parliamo noi, sempre marchio Cona naturalmente, certo, siamo logico. Presenti e comunque ben radicati su quello che è il territorio, l'aspetto sociale e tutto quello che ci sta dietro. Bene, questo è lo scopo dell'iniziativa, presentare i valori della Conad attraverso anche le proprie maestranze, i propri operatori. Bene, se vi abbiamo stimolato abbastanza, insomma, in questi 20 minuti, in questo approfondimento, per farvi frequentare questi appuntamenti, lo speriamo in maniera vivida, e quindi ringraziamo Arido Severi, titolare di Conad Primavera, che ha parlato a nome, insomma, poi di tutta la rappresentanza Conad. Bisogna parlare sempre di Conad. Certo. E quindi, insomma, sapete che giovedì, venerdì e sabato ci sono questi appuntamenti dedicati a voi. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie Arido, grazie per te, essere grazie stato a qui. Voi. E questo approfondimento lo chiudiamo in questo modo, e quindi adesso vi rimando ai prossimi appuntamenti. Quindi, se vi siete segnati le cose, bene, se no troverete anche i riferimenti. Poi ci sono dei volantini, ve li faccio vedere, sono presenti in tutte le casse, quindi, insomma, se vi siete persi qualcosa in quello che abbiamo detto, sappiate che avete a disposizione un flyer che vi mette al corrente di tutto quello che sarà questi 3 giorni. Bene, grazie e alle prossime volte. Ciao, arrivederci. Buongiorno, grazie.